c'è il tiro di Ronaldo. Parata eccezionale questa. Occhio al cross in mezzo. Ha cercato il gol con la deviazione aerea. Tentativo apprezzabile, ma che non ha trovato lo specchio. Non ha avuto il tempo per coordinarsi e prendere bene la mira. Complice la pressione avversaria. Diogo Jota. Norma del vantaggio, può attaccare il Liverpool. Fabinho. Mette in movimento Henderson. Henderson. De Gea inizia di no. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Libera male sul traversone, occhio. Risolve il problema. Attenzione perché è solo. Alisson dice di no. Van Dijk. Palla verso Thiago. Thiago Alcantara. Diogo Jota. Affonda il tackle e recupera la sfera. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Matip. La domestica Fabinho. Riceve Salah. Fa su il pallone e interrompe l'azione avversaria. C'è campo per la ripartenza. Arriva l'offside, tutto fermo. Bisognava dargli il pallone prima. Alexander Arnold. Momo Salah. Occhio al cross. È in buona posizione. Perde il pallone, attenzione. Tiro da dimenticare questo. Molta potenza, ma precisione zero. Era una grande occasione, Pierre. Peccato che non abbia inquadrato lo specchio della porta. Alzano il pressing. Super Alisson da pochi passi. Palla verso il centro dell'area. Buona qui la torsione, meno la mira. Sì, ci ha provato, dovrà far meglio la prossima volta. Matip. Riceve Alexander Arnold. A metri per correre Salah. Può crossarla da lì. Uscita coraggiosa del portiere che fa su il pallone. Occhio al contropiede. Occhio al pallone filtrante. Capisce tutto e intercetta il pallone. Recupera la palla con un buon intervento. Respinge la conclusione. Brutta gestione qui dello United. Altro regalo dello United. Diogo Jota. Salah. Punizione per lo United. Occhio a questo pallone filtrante. Possono passare in vantaggio.
Occasione d'oro fallita dallo United, si rimane sullo 0-0. Si mangia giustamente le mani per questo errore. Tentativo ribattuto. Quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Interviene prima che sia troppo tardi. Cristiano Ronaldo. CR7 supera l'avversario. Difensore spazza in qualche modo. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi. United che ha battuto dunque il calcio d'inizio del secondo tempo. Se ne va via Cristiano Ronaldo. Occasione per portarsi avanti. È arrivato il gol del Manchester United. Un gol che merita di essere rivisto. Ha depositato la palla in rete al termine di un'azione personale travolgente. Golasso. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. A campo per andare Mané, attenzione. Sarà fallo laterale. Diogo Jota. Fabinho. La mette in mezzo. Buono il recupero sul tocco di Fabinho. Punizione per lo United per questo intervento irregolare. Arbitro Clemente qui, Lele, si è limitato a un richiamo verbale. Ha preso il numero di targa, eh? Alla prossima infrazione scatterà sicuro il giallo. Questo almeno mi pare di aver colto dal labiale. Cristiano Ronaldo. Può far gol da lì. Si salva il portiere, ma non è finita. Possono respirare. Sto ancora ripensando alla parata di prima, Pier. Ma ti rendi conto, ha salvato letteralmente la propria porta. Cristiano Ronaldo. Alisson dice di no. Henderson. Errore di Varane qui. Palla in out e rimessa a Liverpool. Sta per arrivare il momento del cambio. Attacca sull'out il Liverpool. Fabinho. Ecco Milner. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Tutto fermo, scattata bene qui la trappola del fuorigioco, sembrava una buona occasione ma c'è chiaramente l'offside. Allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. I Reds hanno tenuto l'iniziativa più a lungo, lo confermano i numeri sul possesso palla. Numeri che contrastano con una prestazione nel complesso insufficiente, al di là del punteggio, Pier. Pochi pericoli creati dalla parte del portiere avversario. Sai che il tecnico non decida magari di cambiare assetto e passare a un sistema più spregiudicato per sfruttare meglio questa supremazia territoriale? Attenzione perché è pericoloso. Hanno spazio per andare in contropiede. Attenzione perché è solo. E c'è un altro gol. Vogliono chiuderla. Vantaggio che sale a più 2.
l'azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Il resto l'ha fatto Cristiano Ronaldo, ha usato il corpo per proteggersi dall'attacco del difensore, ha alzato lo sguardo e ha fulminato il portiere con una conclusione imparabile. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. I Red Devils regalano il possesso. Recupera la palla con un buon intervento. Cerca la profondità Bruno Fernandes. Efficace qui il recupero del pallone. Il portiere è sicuro, sceglie la soluzione più prudente e sparsa. Ancora un quarto d'ora da giocare. Pallone che viene intercettato. Riconquistano palla. Diogo Jota. Riconquista il pallone. C'è campo per la ripartenza. Prova CR7, occhio al tiro. Ed entra in rete. Gol! La tripletta di Cristiano Ronaldo quasi non fa notizia. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Cristiano Ronaldo poi, nonostante fosse pressato, ha resistito all'attacco del difensore. A quel punto, battere il portiere per lui è stato un gioco da ragazzi. Ora conducono per 3-0. Palla nuovamente in possesso. Fabinho. Errore di Fabinho qui. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. Diogo Jota. Non bene la difesa qui. Aveva tutta la porta a disposizione e non ha sbagliato. Non ha tremato e l'ha messa nella porta sguarnita. Può solo ringraziare i difensori e il portiere. Ci sarà una sostituzione. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Ancora 3 minuti da giocare. Diogo Jota. Palla toccata in out. L'allenatore del Liverpool cambia qualcosa. Frutto disimpegno, attenzione. Sadio Mané. Parata eccezionale questa. Delusione sul volto del tecnico. Se vogliono rientrare in partita, devono essere più precisi e letali. Occhio al cross in mezzo. Sbaglia il rinvio qui. Riceve Salah. Tocco di ritorno. Robertson. Può andare Salah. Ecco Milner. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Tempo scaduto. Lo United ha vinto il derby. Vincere fa sempre morale, smuove la classifica. Questo successo premia in particolare la prova del reparto offensivo, Pier, supportato a dovere dal resto della squadra. Era tra più attesi oggi Cristiano Ronaldo e non ha deluso fin qui. È stato il protagonista assoluto del match, oltre che per la vittoria può essere contento per una prestazione di altissimo livello, coronata da questa splendida tripletta, una giornata che non dimenticherà. Henderson.